farlo. Ciao ragazzi, qua Tavu, bentornati sul mio canale. Quest'oggi ho il piacere e l'onore di presentarvi un ospite veramente speciale. Siamo qui con Amato Ciciretti. Ciao, come ciao, stai? Ciao a tutti, bene, grazie. Tutto bene? Bene, grazie. Siamo qui per fare una sfidina, anche se ovviamente non ci sarà competizione. Lì ragazzi c'è il portiere e faremo una sfida con appunto il pallone per vedere chi centrerà più volte l'obiettivo. Prima di iniziare però io ti vorrei fare questa challenge, ok? Ci giochi a FIFA? Poco. Poco? Sei più su COD, no? Sì. Tra l'altro ragazzi, qua sotto in descrizione vi lascio il profilo Instagram di Ciciretti, mi raccomando, seguitelo tutti quanti e facciamo questo gioco. Io qui ho la tua carta di FIFA, ok? Tu già hai sbirciato, ti ho visto che hai sbirciato. Però vediamo se riesci a indovinare. Ok, vabbè, hai visto che hai 74. 74. Com'è? Sì. Ci sta? Forse anche troppo per le mie qualità. No, 74 è giusto, dai. Va bene, ci dai, sta, anche perché poi giusto, dai, hai parecchio potenziale, cresci. Va e bene. In carriera sei forte, meno anche male. Perché hai 4 stelle skill. Quindi i giochetti li sai fare. Perfetto, meno male. Allora, secondo te, da 1 a 100 in velocità quanto hai? 60? No, dai, di più. Da 1 a 100. Non ti sottovalutare. 75. Quasi, 77. 77. Buono, ragazzi, è buonissimo 77. Tiro. 70. 68. Ah, quasi, bene. Quasi. Va bene, dai. Passaggio invece? 70. Di più, 73. Ah, ok. Più passaggio che tiro. Si vede che hai fatto più assist l'anno scorso. Sì. Dribbling invece? Hai 4 stelle skill, quindi... 75. Oh raga, l'ha detto 75? Perfetto, perfetto. Okay. Difesa invece, vabbè, tu sei un trequartista alla destra. Quasi 35. E invece in fisico? Zero. No, un pochino, dai, un po' di più, un po' di più. 20. Più di difesa. Allora un quarantino, dai. 40. 50, cioè 49. Ok, perfetto. 50 di fisico. Qual è quello che magari ti ha fatto rimanere un pochino più stizzito? Quello no, dove... No, no, 74 è giusto e per fare la media va bene tutto, dai. Va bene tutto? Sì, sì. Io secondo me ti avrei dato un pochino più di dribbling però, Dribbling almeno sì. 78, 79, no, beh, secondo me se lo merita, dai. Ragazzi, fateci sapere qua sotto nei commenti, secondo voi, quanto meriterebbe Ciciretti di dribbling. Allora, siccome appunto io ti ho visto fare un po' di giocate, eccetera, eccetera, me lo fai questo regalo? Che proprio io non dico nulla, mi fai un paio di skill, un paio di giocate col pallone? C'hai voglia? Va bene. Raga, anche senza scarpini. Quando, vi ricordate quando vi dicevo sempre, le scarpe non fanno il calciatore? Questa è la prova. Amato, come state vedendo, è la prova vivente di quello che abbiamo detto. Abbiamo fatto la reaction alla carta. C'hai voglia di fare sta sfidina? Sì, sì, assolutamente. Facciamo il primo che arriva a 5? Va bene. Guarda, allora, c'è quello lì centrale che vale un punto e tutti gli altri valgono 2 punti. Ah, ok? Okay? Okay. Secondo me, ragazzi, 3 tiri e vince. E io devo stare qui a rincorrere il pallone che lo lancerò addosso alle altre persone. No, speriamo di no. Quindi sei tu l'ospite e inizi tu, dai. Tu sei sicuro che vinco io? Sì. Vai, primo tiro. Nada sotto? Vale. È entrata subito, te l'ho detto. Primo tiro di Amato, pallone nell'angolino basso, 2 punti. Vediamo ragazzi se riuscirò a pareggiare, ma la vedo dura. Lui è tranquillo, che diceva, ma guarda che non vinco. Fa 3 tiri e vince, ragazzi. Vediamo. Ah, mi devo fare anche la... Tu dove hai tirato da qui, no? Vado io, regà. Quasi però no. Quasi però no. Quindi, un tiro a testa, lui 2 punti, io 0. Secondo tiro per Amato. Lì sul piede. Vai, Ama. La tengo anche ferma, Dov'è che miri? Qui, io la voglio qui. Lì. Qui. Quasi, è arrivata qui, c'era l'altezza. Prova ad andare centrale questa volta. Oh, sempre lì, sempre tipo in un punto intermezzo. Devi metterci i pesi. Però che pesi ci metti qua? Stavolta non ti dico dove colpire. Vai tu. È entrata, un punto.
siccome tu sei già a 3, quindi possiamo dire che hai praticamente vinto, mi dai un consiglio, magari dai un consiglio anche ai ragazzi su come colpire bene il pallone, dato che comunque le punizioni le sai battere, non devo dirtelo io. Guarda, io calcio interno quasi gol, qua la prendo la palla. E quindi, con cioè come la rincorsa com'è di solito? La rincorsa è normale, però apro il piatto e calcio in questa maniera, cerco di prenderla qua. Ah, più o meno la... il collo interno più o meno io cerco di prendere. Cioè quindi praticamente rincorsa quanti passi? 3, 4 massimo. Quindi 3 passi, rincorsa inclinata. Poi tu vai, arrivi col sinistro così lo alzi? No. No? No. Tieni giù. E calcio. E con questa parte qui quindi? Sì, sì. Su questa. Ma in questo modo riesce a dare anche l'effetto quello lì là col ball, quel pallone che fa tipo sì, la maledetta, si no? Si abbassa un pochino magari. Mezza maledetta, ragazzi. Poi comunque i gol di punizione di Ciciretti li avete visti sicuramente tutti quanti. Insomma. Ci proviamo, vediamo se con i suoi consigli riesco a fare un punticino. Prova ad andare sui due, vediamo se me ne esce almeno uno. Allora, quindi rincorsa qua, ok, sì, ci siamo. Mi sa che potevo fare meglio. Dai, facciamogliela fare a lui, ragazzi. Secondo me questo sarà il tiro, quello definitivo per la vittoria della challenge. Vai da due? Vai da due, dai. Va da due. È rigida, eh? No, non è entrata. Ho ancora la possibilità di fare almeno un punto. Vai, ci provo ancora a utilizzare i tuoi consigli. Sempre lì, va pure in piscina. Sempre lì. Oh. Ma non è che mi hai dato i consigli per farmi sbagliare? No, assolutamente. No, scherzo, scherzo. Per chiuderla. Quattro. Quattro? Ti manca un punto per vincerla, mi lasci a zero. Raga, vabbè, la sfida io gliel'avevo detto, lui diceva di no. Ma io rimango a zero e lui è già 4. Provo a fare almeno un punto. Se sbaglio, più tre tiri me ne uscirà uno, no? Proviamoci, raga. Dai, l'avevo presa. Vai, punizione al 90esimo. È entrata. Ha preso quello centrale, quindi 5 punti. Ciciretti e la palla in rete! Ah, ma io ti ringrazio, grazie mille per questa sfida, grazie mille per questa opportunità, mi ha fatto un sacco piacere. Magari in campo con i tuoi consigli mi escono meglio. Okay. Qui in spiaggia no. Allora, ragazzi, sono riuscito a creare un contest con Ciciretti, che ringrazio ancora di più per questa opportunità, che praticamente vi lascio il suo profilo Instagram e ve lo faccio apparire anche a schermo. A 140.000 follower faremo un contest nelle tue storie e regaleremo una maglietta autografata, va bene? Quindi, ragazzi, seguite tutti quanti e condividete il suo profilo per arrivare il prima possibile a 140.000, così in questo modo potrete vincere una maglietta firmata da Ciciretti. Io ti ringrazio, ragazzi. Ci vediamo al prossimo video, iscrivetevi e cliccate la campanella. Date dopo di tutto. Ciao ragazzi!